sbarcato ieri sulle coste libiche. Sono quasi tutti italiani. Scappano. E non si sa se sono pensionati, esodati, cervelli in fuga o clandestini. Qualcuno si fa passare per tedesco e non se lo fa più alle impronte digitali. Gli italiani sono molto orgogliosi. Però li sgamano subito dal colore della pelle, da come muovono le mani e dal fatto che parlano tutti insieme, non si capisce una mazza. Però i libici non si preoccupano più di tanto. Sanno che la Libia per gli italiani è solo di passaggio. Gli danno provviste per 2 o 3 settimane e quelli a tappe turistiche fermandosi ogni tanto per guardare il panorama, per mangiarsi la matriciana. Raggiungono il Niger, la Nigeria, lo Zambia. Intanto trovano un lavoro e accoglienza cordiale e disponibilità per l'integrazione. Però in qualcuno di quei paesi non li vogliono perché dicono che il problema non è solo loro, ma di tutta l'Africa. Se no dicono che ognuna africana è. E il dibattito si fa sempre più acceso perché quelli, gli italiani, scappano sempre di più e non si sa dometterli. A certi non gli viene meno in mente che gli italiani, clandestini o no, sono sempre esseri umani e che questo è un esodo epocale. È ineluttabile che nel 2035 l'Africa sarà quasi tutta bianca e nel Burundi la lingua ufficiale sarà il romanesco. Quindi la speranza è che alle prossime elezioni gli africani non si facciano fregare i partiti populisti che vorrebbero bombardare le coste italiane, do goio goio, per non far partire più nessuno. Non è con droni che si risolvono questi problemi, ma andando a parlare con i capi delle tribù italiane, cercheranno di convincere a mettere i campi profughi nel loro paese. Pare che le tribù del nord-est siano molto ospitali. Oltretutto questo impedirà d'ora in avanti che qualche mafia equatoriale qui in Africa speculi sugli emigranti e sull'accoglienza e se freghi l'euro destinati ai profughi italiani. Cosa che sarebbe una vera vergogna per tutti i popoli africani. C'è poco da ridere, tutto può succedere.